Benvenuti a tutti gli amici di mobileworld.it. Siamo allo stand di Micronos, che è un'azienda svizzera che avevamo già conosciuto per i suoi smartwatch ibridi. In questo caso non parliamo di smartwatch, ma di questa piccola confezione che contiene al suo interno delle cuffie True Wireless. Si chiamano Z-Pods, a noi piace pensare che sia un'analogia con Zippo, perché questo è palesemente un accendino Zippo sotto mentite spoglie, ma a parte questi piccoli dettagli abbiamo due versioni di queste Z-Pods, queste con case quadrato e queste con il case circolare. La differenza principale è che queste con il case circolare, che, di cui non è disponibile attualmente un sample, supportano la ricarica wireless e durano 5 ore in più di autonomia fornita dal case, mentre queste qui appunto sono ricaricabili solo via USB Type-C. L'autonomia complessiva in questo caso è di 15 ore per il case più le cuffie e di 5 ore con una singola ricarica. Autonomia a parte, cosa abbiamo? Ovviamente audio stereo, quindi l'audio che viene sincronizzato su entrambe le cuffiette anche in chiamata. Abbiamo il riconoscimento di quando vengono rimosse dalle orecchie, quindi mandano automaticamente in pausa la musica, che è una funzione non esattamente banale, non è così comune trovarla in tutti gli auricolari True Wireless. Abbiamo Bluetooth 5.0, quindi in teoria audio e video sincronizzato senza problemi. Resistenza ai liquidi con certificazione IPX6 e per il resto tutto ciò che ci si aspetta da delle cuffiette True Wireless. Quindi non sappiamo ancora quando verranno lanciate esattamente sul mercato, ma il prezzo dovrebbe essere di 79 euro per la versione quadrata senza wireless charging e 99 per la versione circolare con wireless charging. Per questa rapida anteprima con Z-Pods è tutto, un saluto a tutti gli amici di mobileworld.it da Giuseppe Tripodi.